Genova, aprile 2019. Anche noi con il nostro Digicameron abbiamo messo piede nella scuola del futuro. Anche noi con le nostre videonovelle eravamo lì, nella bolla bollente di Piazza Matteotti, in compagnia di robot che prenotano alberghi, consigliano itinerari turistici, giocano a tris, interagiscono con anziani e disabili. Anche noi eravamo lì con il nostro boccaccio digitale a vedercela con prototipi di aerei e di salvaspesa digitali, con piccoli musicisti che suonano a ritmo di coding, con realtà aumentate, con scacchi ispirati alla tavola degli elementi, con le sequenze di Fibonacci. Anche noi eravamo lì a raccontare la nostra esperienza di scuola digitale alla web radio del Liceo Classico De Sanctis di Salerno. Tra le 18 migliori buone pratiche di tutta la scuola italiana c'era anche la nostra buona pratica di video digital storytelling, incentrata su un grande classico della letteratura italiana, il Decameron di Giovanni Boccaccio, per noi Digicameron. A Genova, nel nostro stand, abbiamo chiesto ai visitatori di costruire insieme la videonovella di Erminio De Grimaldi, ambientata proprio nella città che ha ospitato Futura. Due gruppi di studenti si sono cimentati con Pixton, l'applicazione che abbiamo usato per trasformare le 5 novelle del nostro progetto in videonovelle. Matteo Arlang, 9 anni, appassionato di fumetti, si è poi prestato a raccontare la storia. Perché? Abbiamo fatto tutto questo. L'abbiamo fatto per liberare i classici dal museo, in cui la scuola tradizionale tende a confinarli, facendone solo materia di studio e oggetto di verifica. L'abbiamo fatto per giocare con i classici e manipolarli, trasformandoli in testi multimediali accessibili a tutti, dal bambino di 9 anni che ignora Boccaccio, il Decameron, all'adulto che lo ha dimenticato. L'abbiamo fatto per rendere smart l'approccio alla letteratura. Per questo progetto abbiamo usato il PC, il tablet, il cellulare e le applicazioni per il digital storytelling. L'abbiamo fatto anche per dimostrare a tutti quelli che temono la tecnologia nella scuola che non tutto il digitale viene per nuocere e che prima della tecnologia vengono didattica e contenuti.